Fabio, ma hai mica visto Pim? È arrivata proprio oggi una cartolina dalla Francia per lui. No, è tutto il giorno che lo cerco, infatti mi doveva aiutare a fare i compiti, ma come al solito, quando serve, lui sparisce. Boh, è una cosa molto strana. Ma Pim, ma perché stai piangendo? Per il fatto del tuo nuovo aspetto? Lì ce n'è da piangere. No, non è per quello. Comunque quella lì è colpa del maestro Dobro, che fa i suoi soliti esperimenti. Comunque no, sono arrabbiato. Sono triste perché il mio amico Christian è arrabbiatissimo con me e non so il perché. Ma chi è Christian? E come mai è arrabbiato con te? Cosa hai fatto? Christian è un mio vecchissimo amico a cui tengo veramente tanto. Ieri sera gli ho mandato un messaggio e non mi ha risposto. Lo chiamo più volte e non risponde e non so nemmeno il perché. Ma tu hai provato a parlargli? Sono andato sotto casa sua ben 3 volte, ma tutte le 3 volte non vuole scendere e non vuole parlare assolutamente con me. Ma sì, dai, allora sarà stato soltanto un malinteso. Avanti, dammi questo numero di Christian così ci provo io. Ma, maestro, un cellulare alla sua età? Allora, non è poi così difficile. E poi quando la telepatia non funziona, questi aggeggi si rivelano molto ma molto utili. Dai, dammi questo numero. Allora, 346-325-696. Perfetto. Sì, pronto, parlo con Christian? Sì, allora, io sono un grande amico di Pim e dovresti farmi un grande favore. Dovresti venire subito qui perché, sai, Pim è molto triste e non sa perché ti sei arrabbiato con lui. Bene, grazie. Dai Pim, stai tranquillo, sono sicura al 100% che lui verrà. È arrabbiato con te, ma in fondo ti vuole ancora bene. Grazie per essere venuto. Ciao. Cos'è che non hai capito, Pim? Non ho capito perché sei arrabbiato con me. Perché sono arrabbiato? Allora, lunedì scorso ti avevo chiesto se ieri sera potevi venire a casa mia, perché oggi dovevo fare una cosa molto importante. E tu mi hai detto pure che venivi. Oh, è vero! Ecco, ora mi ricordo. Scusa tanto, Christian, è solo che ho tante cose da fare in questo periodo e non ho mai momento per me e mi sono tanto confuso. Scusa, non l'ho fatta apposta. Ma scusa un corno! Era davvero importante per me. Boh, ragazzi, io me ne vado. No, aspetta un attimo. Come vedi, Pim ci è rimasto male, non voleva farlo apposta. Beh, io credo che un amico si possa perdonare. Dai, hai ragione. Pim, ti perdono. Grazie, Christian. Ti prometto che non lo farò mai più.